Amici di Onda Libera, siamo in collegamento telefonico con il dottor Paolo Boiano, vice segretario generale della DIRSTAT, che è il sindacato dei dirigenti. Stiamo parlando col dottor Boiano per chiedere maggiori ragguagli su una vicenda che sta facendo parlare parecchio l'Italia in questo momento. Mi riferisco alla sentenza della Corte Costituzionale, alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di una serie di articoli. Ne cito uno di tutti gli altri, l'articolo 8,24 del decreto legge 2 marzo 2012 numero 16, convertito nella legge 26 aprile 2012 numero 44. Dottor Boiano, ci può spiegare in termini non molto tecnici e per divulgare al meglio di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando? Le dirò, la ringrazio innanzitutto per questa opportunità. Le dirò che la sentenza della Corte Costituzionale non ha fatto altro che riaffermare i principi che sono sanciti nell'articolo 3 e 97 della Costituzione e che il governo Monti aveva tentato di porre una toppa con questo articolo 8,24 della legge 44-2012 ritenendo di poter sanare gli incarichi dirigenziali. Chiaramente, nelle more di questa norma che voleva sanare gli incarichi, c'era in pendenza il ricorso dell'Agenzia delle Entrate al Consiglio di Stato perché già il TAR aveva annullato tutto. La norma salva incarichi e il Consiglio di Stato non la poteva accettare. E allora, sospendendo il giudizio, ha mandato gli atti alla Corte Costituzionale. E la sentenza odierna afferma questi principi, cioè la Corte Costituzionale non poteva disattendere dal dettato legislativo, cioè praticamente la dirigenza nella pubblica amministrazione, istituita con la legge 30 giugno 72 numero 748, è stata modificata solo con l'articolo 28 della legge 29 del 93, trasmigrata nella 165-2001. Solo dal 93 le cose sono cambiate, ma l'accesso alla dirigenza era consentito ai funzionari di carriera direttiva ordinaria assunti con regolari procedure concorsuali che avevano una percorrenza fino a giungere alla nomina dirigenziale. Quindi, la modifica mi scusi dottor Boiano, per sintetizzare meglio l'argomento. Intanto stiamo trattando di nomina dei dirigenti statali, in pratica. Ecco, quindi la Corte Costituzionale praticamente ha contestato il sistema che attualmente viene utilizzato dagli uffici pubblici per nominare, in particolare in questo caso delle agenzie delle entrate, per nominare i loro dirigenti. No, le dirò, solo delle agenzie fiscali, perché in tutti gli altri ministeri si fanno regolari procedure concorsuali, si fanno più idonei, dicono che nel momento in cui i dirigenti vanno in pensione possono fare lo scorrimento delle graduatorie. E noi abbiamo chiesto reiteratamente e con regolari leggi dello Stato, nei vari decreti mille proroghe annuali, sono state prorogate fino al 2010. Quindi praticamente diciamo che i vincitori dei concorsi a 999, a 162 e a 163 per legge, non per discrezione, avevano diritto ad essere nominati dirigenti nel momento in cui l'amministrazione era carente di dirigenti. Okay. D'altra parte, ciò che noi abbiamo detto per anni lo ha scritto la Corte Costituzionale, quando nella pubblica amministrazione manca il dirigente, nelle more della indizione del concorso assume la reggenza dell'ufficio il più elevato in grado a costo zero. Okay. Tutto questo non è stato fatto. Allora oggi, per andare sul concreto di oggi, con questa sentenza, 1200 dirigenti incaricati nei regimi fiscali hanno dovuto fare un passo indietro. E devo dire che questo personale è stato travolto,
perché dalla sera alla mattina si troveranno con 2.000-3.000 euro in meno. Va bene? Laddove se invece... Mi scusi un attimo, io volevo sapere anche qual è l'effetto concreto che questa sentenza avrà nei rapporti dei, con i contribuenti italiani. Questo è tutto da vedersi, perché praticamente per quel che so io, già alcune commissioni tributarie, ricordo adesso i giorni scorsi sul Messaggero, una commissione tributaria provinciale di Napoli e di Bari hanno annullato gli accertamenti perché si sono resi conto che quei dirigenti non avevano la qualificazione giuridica. Altre commissioni possono vedere diversamente, né penso che il governo possa fare una norma e di tutti gli accertamenti sottoscritti da personale che è stato la cui nomina è stata annullata valgono. Non penso che lo possa fare, questo dovrà essere la magistratura tributaria a stabilire. I rimedi che ha il Ministero delle Finanze, che le agenzie fiscali sono sotto il diretto, dovrebbero essere, cioè devono essere sotto il controllo diretto del ministro. Sì, sì. Allo stato attuale loro hanno due possibilità. La prima cosa, scorrimento delle graduatorie, il ticket immediato, prorogato fino al 2010 e subito dopo, corsi concorsi. Dottor Boiano, lei è stato chiarissimo. La ringrazio di questa sua testimonianza e speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento. Grazie. La ringrazio e le auguro buonasera.